Shops, la tecnologia giusta per ripartire insieme. La recente pandemia ha accelerato notevolmente la necessità di passare al digitale per molti business italiani, ma per le piccole compagnie e i negozianti autonomi creare un e-commerce funzionale può essere un grande ostacolo. I problemi degli e-commerce tradizionali possono essere molteplici, ma con MM Shops hai la soluzione. Nessuna spesa iniziale, un network di clienti locali e internazionali, semplice e intuitivo per ogni cliente. Il tuo negozio, la tua piattaforma, il tuo network. MM Shops con la sua struttura digitale ti aiuterà a far diventare il tuo business un'eccellenza locale in un network globale. MM Shops è partner di Rete Net Vision, la prima televisione digitale in cui potrai richiedere il tuo spot professionale a partire da soli 4 euro. MM Shops, la nuova dimensione e il mondo. Buonasera e ben ritrovati per la 27esima puntata stagionale di Filo Diretto con la Fiorentina. In conduzione come sempre il vostro Giancarlo Sali e un saluto subito alla regia di Milano di Luigi Cardone. Allora, siamo nell'antivigilia di Fiorentina-Atalanta, match importantissimo per la Fiorentina in chiave salvezza. La Fiorentina si trova a dover difendere 8 punti da terz'ultima, che è il Cagliari. Il Cagliari andrà a Milano contro l'Inter, quindi in questa 30esima giornata c'è un'occasione per mettere ancora più punti di distacco dalla Fiorentina e la terz'ultima. Veniamo dal pareggio di Genova contro il Genoa, e un pareggio positivo perché la Fiorentina ha giocato per quasi metà della partita con un uomo in meno e quindi il ritorno di Iachini è un ritorno fin qui positivo. Parleremo di questo, ma anche di tanti altri argomenti, di mercato, di allenatore della Fiorentina nel prossimo anno, eccetera, eccetera, con la mia squadra che vado subito a presentare. Allora, prima di tutto, Luca Battistoni, buonasera. Buonasera Giancarlo, buonasera a te, buonasera a Luigi in regia e a tutti i compagni di squadra, agli ospiti e a tutti voi ascoltatori. Mandiamo un saluto e un abbraccio a Chiara Dabizzi, che oggi non è con noi per motivi di lavoro. Allora, abbiamo con noi invece il giornalista Duccio Magnelli. Buonasera Duccio. Ciao Giancarlo, un saluto alla regia, agli ospiti, a tutta la squadra e naturalmente a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano. Buonasera al giornalista Filippo Peruggi. Ciao Giancarlo, buonasera a te, un saluto a Luigi in regia, un saluto a tutta la nostra bellissima squadra e ai compagni di squadra, quindi un saluto agli ospiti e naturalmente anche ai nostri web ascoltatori e web ascoltatrici. Buonasera Lorenzo Bigiotti, redattore di Labaro Viola. Ciao Giancarlo, un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi della squadra. Allora, siamo in diretta, Lorenzo, anche nel tuo canale YouTube, giusto? Sì, esattamente, si chiama Bigio TV, potete seguire anche da lì la trasmissione. È un modo per chi non è iscritto a Facebook di poter seguire la trasmissione senza doversi registrare al social network. Perfetto, siamo in diretta anche su Telefutura, il canale 172 del digitale terrestre per i residenti a Napoli e provincia e a Caserta e provincia, e siamo anche sulla piattaforma Twitch. Allora,
vado a presentare ora il primo ospite, che è il noto giornalista Francesco Matteini. Buonasera Francesco. Buonasera Giancarlo, buonasera a te, a tutta la tua squadra e naturalmente a chi ci sta seguendo. Allora, volevo subito chiederti della provocazione che hai lanciato su Radio Bruno la scorsa settimana e che io immodestamente avevo anch'io lanciato su Facebook, cioè di suggerire a Commisso di parlare con la squadra e dire qui se si va in B si va in B tutti. Ma è una provocazione o una soluzione secondo te praticabile nel calcio di oggi? Beh, nel calcio di oggi è una soluzione molto difficile, lo ammetto, però praticabile lo è. Se il presidente la vuole mettere in atto, lo può fare. Allora, naturalmente ha dei costi, perché se i giocatori vanno in Serie B recalcitranti e quindi non rinnovano contratti, qualcuno magari è vicino alla scadenza e quindi si perde un anno ulteriore senza rinnovo e avvicinandosi alla scadenza magari poi devi venderlo a un prezzo minore, questo tutto successivamente, però è un principio secondo me sacrosanto che fossi Commisso, che appunto non mi sembra abbia poi problemi di soldi da questo punto di vista, a costo di rimetterci qualcosa, con la speranza di non doverci rimettere niente, cioè di non andare in Serie B, però è una, diciamo, un avvertimento che farei alla squadra. Perché? Perché no, questa è una squadra che ha triturato già due allenatori. Ora vedremo gli Achini Bis se riuscirà ad avere migliori sorti degli Achini 1 e del Prandelli, però questa è una squadra che si è già mangiata due allenatori. Ora, francamente, date le colpe agli allenatori, date le colpe del mercato, soprattutto al direttore sportivo, date le colpe alla società di mancanza di molte cose, però poi in campo restano loro e le loro prestazioni sono state al di sotto del loro valore e il valore è determinato da quello che loro tutti i mesi vedono quando gli arriva la busta paga. Lì c'è una cifra, quella è, diciamo, la misura del loro valore. E siccome la Fiorentina è il settimo ingaggio della Serie A, ma non ha la settima posizione, anche se non è sovrapponibile matematicamente questo aspetto, però non si può essere nemmeno sette posizioni indietro, quattordicesimi. Allora c'è qualcosa che nella loro professionalità che ha fatto difetto. Allora, per onestà intellettuale dovrebbero anzi essere loro a proporre al presidente: se si dovesse fallire, andiamo tutti in via e saremo noi a farci parte dirigente per riportare la squadra in Serie A, perché se no è troppo comodo andare a battere cassa appena una fa una doppietta, arriva subito il procuratore e dire: beh, allora il mio assistito qui, rivediamogli l'ingaggio, e poi un'annata di questo tipo non si batte, non si paga pendio sotto nessun punto di vista, e magari anzi si usa la Fiorentina che sta andando sul baratro, dandogli l'ultima pedata per lanciarsi verso altre squadre. Ecco, no, questo non lo permetterei e sarei molto chiaro con la squadra. Purtroppo la Fiorentina è una di quest'anno è una sommatoria, quando si dice 2 più 2 non fa sempre 4, ecco, nel caso della Fiorentina 2 più 2 fa 3, forse fa 2, invece ci sono squadre dove 2 più 2 fa 5 o fa 6, nel senso che l'orchestra, il gruppo, la squadra riesce a dare di più di quello che esprimono i singoli. Nella Fiorentina c'è un processo inverso, perché se prendiamo i singoli sono quasi tutti nazionali nelle loro nazionali, ma sono quasi tutti nazionali, se li prendi uno a uno e li confronti con rose come quella del Benevento, dello Spezia, del Torino, del Cagliari, del Sassuolo, del Verona, probabilmente se devi prendere uno a uno prendi molti più giocatori della Fiorentina che dell'altra squadra, e allora la posizione in classifica, ripeto, è il frutto di qualcosa che non funziona, anche per colpa dell'esterno, ma anche per colpa di chi va in campo. Allora, guarda Francesco, mi hai fornito un assist perfetto per la seconda domanda che ti volevo fare prima di lasciarti alla mia squadra. Allora, noi siamo il settimo monte ingaggi della Serie A. Domenica affrontiamo l'Atalanta, che ha un monte ingaggi sensibilmente inferiore, e siamo 28 punti sotto l'Atalanta. Questo punteggio è destinato anche ad aumentare purtroppo nelle prossime 9 partite. L'anno scorso abbiamo preso 29 punti di distacco dall'Atalanta. Allora, in una situazione del genere, con il settimo monte ingaggi e le due stagioni ultime, questa e quella passata, come si può pensare, come scrivono i giornalisti in questi ultimi giorni, che Pradè sarà confermato? Dire che è una follia, un eufemismo da parte mia.
cioè nel senso settimo monte ingaggi, come dicevi tu, quattordicesimo posto in classifica, il Pradè confermato? Come è spiegabile una scelta del genere? Allora, vediamo se la scelta effettivamente sarà confermata. Anch'io ho avuto questi sentori. Evidentemente Commisso non se la sente di fare un pulito generale, perché è chiaro che ci sarà un nuovo allenatore, sono convinto anche parecchi nuovi giocatori, stiamo parlando sempre di una Fiorentina che riesce a rimanere in Serie A, magari un affiancamento a Pradè o a Barone, comunque un'altra figura tecnica in società, quindi forse non se la sente Commisso di togliere tutto, tutti i punti di riferimento, compreso Pradè. Questo naturalmente è un po' in contraddizione con quello che ci ha sempre detto, con la meritocrazia che sembra essere un po' la sua stella polare, no? Lo ha detto più forte, sì. Anche la riconferma di Iachini, perché in fondo aveva fatto bene e quindi è giusto premiare. Ecco, non lo so, naturalmente i giudizi sull'operato di Pradè sono soggettivi, può darsi che Commisso mi dia un giudizio positivo. Io francamente molto positivo il giudizio su come ha condotto i mercati Pradè, non mi sento di darlo. Ha avuto anche una disponibilità finanziaria non indifferente. Cioè Commisso, certo, non gli si può dire che non abbia speso. Ha speso tanto, il problema è che ha speso male. E credo che la riprova, proprio quella, la cartina al tornasole, sia stato il mercato di gennaio che abbiamo appena visto. La Fiorentina aveva bisogno di rinforzi. Sono arrivati i rinforzi? No, non è arrivato. Sono arrivati due giocatori che non giocavano da 3 anni che continuano a non giocare. Per carità, io Cocorin non lo conosco. Può darsi che Cocorin si riveli un ottimo giocatore, un novello mutuo, ma per il prossimo anno. Perché per quest'anno, tra il fatto che non era in condizione, tra il fatto che si è subito infortunato, forse scendendo dal letto, e poi non è in condizione, poi deve, cioè, non è un rinforzo. Avevamo bisogno di un rinforzo e non è arrivato. L'altro nemmeno, non giocava a Napoli, non gioca nemmeno qui, poi in prestito secco, quindi proprio nemmeno un investimento per dire vediamo un po' se poi va bene lo riscattiamo. Quindi insomma è stato fallimentare, l'obiettivo di rafforzare la squadra è stato fallito, questo è un dato oggettivo. A me l'ingaggio Cocorin e Malquit mi ricorda purtroppo, mi riporta alla mente l'ingaggio Tino Costa Benaluano. È la stessa firma sotto quei contratti, è la stessa, quindi lo dico senza astio nei confronti di Pradè, però secondo me la sua missione l'ha fatta. Però ripeto, può darsi il Commisso che dà in lui l'unico punto di continuità a cui affidarsi e che non se la senta di fare un piazza pulita complessivo. Perfetto Francesco, ti lascio alla mia squadra. Luca, la tua domanda a Francesco. Buonasera Francesco. Buonasera Luca. Allora, andando un po' sull'onda di quello che dicevi, no? di questa presa di posizione che la società dovrebbe prendere, no? Nei confronti dei giocatori, nell'eventualità che spero non si avveri mai, che dovessimo scendere in Serie B, che restino tutti a Firenze, con, diciamo, avendo anche un danno economico per questa scelta, no? Ma nello stesso momento dicevo, non sarebbe l'ora di incominciare a fermare un po' questa emorragia di giocatori che se ne stanno andando o se ne vogliono andare, e quindi cominciare ad affrontare un pochino questi procuratori, tipo, tanto possiamo fare i nomi, Ramadani, no? Che vengano a dettare leggi e quindi cominciare a avere un atteggiamento un pochino più come c'ha esempio Lotito a Roma, no? Dove quando non ci vanno a Roma a dettare leggi, no? Perché Lotito non ha problemi a lasciare in tribuna qualche giornata Milinkovic, Savic, Anderson, quando è stato il momento di Anderson, perché mi sembra che qui se no sia diventata una terra di conquista, perché vengano a Firenze a prendere fiori di quattrini e poi quando devono andare via siamo costretti a cederli alle condizioni che dettano questi procuratori. Quindi non sarebbe il caso di cominciare a usare un po' di pugno di ferro con i giocatori? Allora, come prima cosa secondo me bisognerebbe essere un po' più dentro al mondo del calcio italiano. Il Commisso tutte le volte ci dice che non è vero che lui non ha esperienza di calcio, se l'è presa perché qualche giornalista lo ha criticato da questo punto di vista dicendo
che appunto non è esperto, e lui invece ha detto che oltre ad aver giocato, appunto avendo i Cosmos, lui sa benissimo come funziona. Ma in realtà non è proprio così. È come se io dicessi che mi candido a gestire l'alta velocità ferroviaria perché da bambino avevo il trenino con cui giocavo. E il rapporto tra il calcio italiano e quello americano è questo. Sono due mondi completamente diversi. Quindi qui bisogna conoscere non solo i giocatori, il gioco del calcio, poi bisogna conoscere il mondo della Lega, gli altri presidenti, il mondo dei procuratori, quello degli arbitri. E da questo punto di vista il commisso ovviamente non può essere un esperto. Lui è convinto di sì, e quindi è chiaro che va incontro anche a problemi come quelli che tu indicavi, nel fatto che è poi difficile tenere i giocatori. L'altro aspetto naturalmente è quello della posizione in classifica. Finché la Fiorentina non riesce a risalire un po', sarà sempre difficile tenere giocatori di livello. E da questo punto di vista, ecco, devo dire, io identifico un altro errore tattico notevole da parte di Pradè nella gestione del caso Vlahovic. Vlahovic per tutta la prima parte del campionato francamente non ha brillato, ma la Fiorentina aveva deciso che quello era il centravanti titolare e lo ha riconfermato proprio col mercato di gennaio, quando comunque non ha comprato un centravanti. Ma se tu decidi che quello che Vlahovic è il tuo centravanti, quindi ci scommetti, sei convinto che ne verrà fuori uno forte, e probabilmente magari hai anche ragione perché ora Vlahovic è migliorato, ma coerenza vuole che al momento in cui decidi che quello è il tuo centravanti, gli prolunghi il contratto subito, non aspetti che migliori, perché quando è migliorato ci penserà se rinnovare o no, soprattutto se ci sono sirene molto più diciamo avvenenti della Fiorentina. Perché è chiaro che un giocatore come Vlahovic, se ha un'offerta non di soldi, ma di palcoscenico, di obiettivi sportivi, da qualche squadra dice vieni da noi che giochi la Champions, vieni da noi che giochi per lo scudetto. E francamente, mettiamoci nei suoi panni, è difficile dire no, io voglio stare nella squadra che come ambizione ha la parte sinistra della classifica, anche se per ora è nella parte bassa della destra. E questo è un aspetto che la Fiorentina deve mettere nel conto, non sarà facile tenere giocatori di questo tipo, quindi bisogna rapidamente risalire la classifica anche per questo aspetto, solo delle posizioni migliori, un pochino più prestigiose, possono permettere di tenere giocatori prestigiosi. Poi resterà l'aspetto che dicevi tu, dei rapporti con i procuratori, ma anche con i procuratori devi riuscire a intavolare dei rapporti, un po' di forza, un po' di, diciamo, di complicità, perché sappiamo benissimo che gestiscono un mondo particolare, con i quali collaborare o al limite anche scontrarsi senza mai rompere, perché è un mondo che devi tenere tutto sotto controllo. Per fare questo ci vuole appunto quell'esperienza che forse la società non ha in tutti i suoi dirigenti. Eh sì, Francesco, abbiamo parlato spesso dello sbaglio dei rinnovi di contratto, nei tempi. E prima di andare avanti, volevo fare l'in bocca al lupo da parte di tutta la redazione di Rete NetVision a Daniele De Rossi, che è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma per il Covid. Quindi gli auguri nostri di pronta guarigione. Duccio, la tua domanda al nostro ospite. Buonasera Francesco. Buonasera. Senti, dopo Genoa-Fiorentina ti hai scritto una cosa che ho trovato, che mi è piaciuta parecchio. Cioè ti hai scritto che la squadra non serba turbata dagli eventi e né galvanizzata. Senza una spiccata personalità si rivela immune a qualsiasi shock, sia in positivo e sia in negativo. Un elettroencefalogramma, direi quasi piatto. Ora mi chiedo, dopo tre allenatori, anzi quattro, perché ci metto dentro anche Pioli, un cambio di società, una miriade di giocatori passati nel tempo, siamo ancora a questo punto. Te ti sei dato una spiegazione perché, cioè cos'è un problema di entourage, un problema di città, un problema di tifo? Qual è il problema di questa mancanza di emozione, di questa situazione che si protrae nel tempo, perché ormai sono anni che succede questo. Un po' è l'aspetto societario. Cosa c'è di continuo tra la gestione di prima della Valle e quella di ora del Commisso in questo momento? Un po' di distanza. Quella della Valle era una distanza scelta perché
dopo anni anche esaltanti, ricordiamoci la prima stagione di Prandelli e anche Montella, dove la Fiorentina ha fatto, ci ha fatto divertire, ci ha fatto emozionare. Della Valle avevano mollato, quindi la loro distanza era una scelta. Per Commisso c'è stata la pandemia che ha creato un po' questa distanza. Lui magari avrebbe voluto fare il su e giù con l'America e Firenze costantemente, ma non è possibile. La distanza del proprietario, la squadra la sente. La squadra la sente, se non c'è, a meno che non ci sia un vero alter ego, ma un vero alter ego vuol dire uno che non ha bisogno nemmeno di sentirlo il proprietario per fare delle operazioni o per parlare alla squadra. Non deve dire che parla a nome del proprietario, lui parla e si sa che parla come se fosse il proprietario. Faccio un esempio storico, Galliani con Berlusconi. Si parlava Galliani, era come se parlasse Berlusconi. Ecco, la Fiorentina non ha un ruolo di questo tipo, e quindi questo in una squadra di giovanotti, ora a parte Ribéry che è un diversamente giovanotto, ma insomma, secondo me un po' si sente. L'altro aspetto è che poi quando costruisci una squadra è importante il portiere, il centravanti, il regista, il terzino, ma è importante anche la personalità, perché devi scegliere anche giocatori che abbiano un carisma. Ecco, forse la Fiorentina in questi anni è un po' carente anche sotto questo aspetto. Gli manca, possono mancare i gol, gli possono mancare le trame offensive, le marcature, le diagonali difensive, ma gli manca anche un po' la personalità. E la personalità è come il coraggio, come diceva Don Ambondio nei Promessi Sposi: chi non ce l'ha non se lo può dare. Perfetto, Duccio. Filippo, la tua domanda al nostro ospite. Sì, intanto ciao Francesco, buonasera. Buonasera Filippo. E ben ritrovato. Bentornato, diciamo, fra di noi. E ecco, la domanda è questa: la scorsa estate la Fiorentina aveva tre gioielli, no? Cioè, che erano Chiesa, Castrovilli e Vlahovic. Uno è stato sacrificato e d'altra parte forse andava dato via l'anno prima, è stato anche forse un errore nella tempistica. Ecco, secondo te la Fiorentina può, diciamo, permettersi, fra virgolette, il lusso di ripartire perlomeno da Castrovilli e Vlahovic? E, oppure va fatto proprio, come sostiene qualcuno, una piazza pulita assoluta e comunque, e quindi eventualmente monetizzare le cessioni di Vlahovic e di Castrovilli per rifare ormai quasi completamente questa squadra? Cioè, secondo te questa squadra è da rifare tutta e eventualmente Castrovilli e Vlahovic possono invece rappresentare le colonne della nuova Fiorentina? Ti dico la verità, istintivamente sarei per il partito del via tutti. Francamente non sono riuscito a affezionarmi a nessuno in questa Fiorentina, proprio per il discorso che dicevo prima, poca personalità, poca partecipazione, poco pathos. Non vedo questi giocatori coinvolti dalla situazione, né in bene né in male. Quindi l'idea di poter fare una tabula rasa e rivedere 11 nuovi un po' mi affascinerebbe. Capisco anche che fare una squadra da zero vuol dire non ripartire dall'anno zero, ma quasi dall'anno sotto zero, perché poi o sei estremamente fortunato o il rischio poi di trovarsi con dei problemi e quindi doverli aggiustare, ovviamente, se devi mettere in campo una squadra completamente nuova. Quindi la possibilità che la Fiorentina possa tenersi Castrovilli, Vlahovic, Bagoschi, insomma, è da tenere in considerazione, purché questi giocatori si rendano conto appunto di quali sono stati anche i loro errori, non l'errore perché la palla presa al volo è andata in calcio d'angolo invece è in porta. Quindi sono errori ovvi, chi gioca al calcio sbaglia Ronaldo, sbaglia Messi, vediamoci se non può sbagliare Castrovilli o Vlahovic. Io ho visto in questo campionato non degli errori ma delle superficialità, delle distrazioni, quelle io ho chiamato mancanza di professionalità, perché nel lavoro chiunque può fare l'errore, l'idraulico come il chirurgo, il giornalista come l'avvocato, ma io ho notato in questa squadra la mancanza di attenzione, di applicazione, di concentrazione, che sono alla base di qualsiasi tipo di lavoro, che uno debba incidere una tavola di legno o che uno debba spazzare la strada o che uno debba prendere a calcio un pallone. Ecco, siccome sono ragazzi giovani,
gli errori servono anche per crescere. Questo tipo di esperienza, se li ha fatti maturare, ben venga che restino alla Fiorentina e siano loro, diciamo, la continuità attorno a loro, creare comunque una squadra con molte novità rispetto agli attuali. Ma se non si nota questo, allora davvero meglio disfarsi di tutti, monetizzare e comprare bene, bene, una squadra nuova e cominciare facendo punto e a capo. È vero, bisogna ricominciare a scrivere tutto, ma siccome quello che stavo scritto finora è quasi illeggibile, forse non viene cancellare ogni bene e ricominciare da capo. Allora, intanto salutiamo Luigi Mallardo e Angela Giuliano che ci stanno seguendo, e Luigi Mallardo ci fa anche delle domande. Cocorin, ma non potevano informarsi prima di comprare Cocorin sulla condizione del giocatore e in momenti così importanti per la Fiorentina? Non accetto scuse da Pradè, per me ha sbagliato. Poi credo che ci sono stati altri sbagli, la riconferma di Iachini all'inizio campionato. Spero per l'anno prossimo di fare un salto di qualità con un programma giusto e credo e spero di iniziare un ciclo viola. Lo speriamo tutti, Luigi. Allora, l'ultima domanda la diamo a Lorenzo. Lorenzo, la tua domanda per Francesco. Sì, buonasera Francesco. Buonasera Lorenzo. È un grande piacere. Senti, io ti ascolto sempre in radio e anche ti leggo su Qui Antella. E volevo, magari se possibile, se puoi fare un riassunto della situazione del centro sportivo ai nostri ascoltatori, perché c'è stato questo famoso ricorso d'Italia Nostra, però per ora i lavori vanno avanti, puoi confermare? Certo, i lavori vanno avanti e vanno avanti in modo molto spedito, hanno già creato delle buche per le fondamenta di alcuni degli edifici, la villa è stata completata per quanto riguarda il restauro esterno. Sono iniziate proprio ieri l'altro le demolizioni e poi saranno ricostruiti di quei manufatti che c'erano accanto alla villa, quindi se uno passa lì accanto vede una fibrillazione di lavorazioni, ci sono tre gru enormi che spostano costantemente, quindi i lavori procedono benissimo. La situazione, chiamiamola giudiziario-amministrativa, è in questi termini. Come voi sapete, il Comune di Bagnarripoli ha esercitato la propria possibilità di chiedere il trasferimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato a Italia Nostra al giudice giurisdizionale, cioè al TAR della Toscana. Siamo fermi qui, diciamo, nel senso che Italia Nostra deve formalmente accettare questo spostamento. Se non lo accettasse vorrebbe dire che ritira il ricorso, quindi non è così, anche perché la sezione di Firenze di Italia Nostra ha già approvato questa accettazione. Non mi risulta sia ancora stata formalizzata al Comune. Al momento in cui sarà formalizzata, ecco che da quel momento scatta il coinvolgimento del TAR. Ci vorranno un paio di mesi, queste sono le ipotesi degli avvocati, per il pronunciamento sulla richiesta di sospensiva dei lavori, e poi ce ne vorranno altri 5, 6, 7 per la sentenza nel merito. Anche se potrebbe esserci una remota possibilità che il TAR entro due mesi prenda una decisione complessiva, non stia nemmeno a pronunciarsi sulla sospensiva, ma intervenga subito sul merito. È una possibilità che il TAR ha a disposizione, bisognerà vedere se la vuole esercitare. Nel frattempo, fino a che non ci sarà quantomeno la pronunciamento sulla sospensione, i lavori possono procedere. E naturalmente, quando poi ci sarà la sentenza del TAR, la parte soccombente, sia il Comune ossia Italia Nostra, potrà a sua volta fare ricorso al giudice superiore, cioè al Consiglio di Stato, il quale a sua volta dovrà decidere, immagino, su una eventuale richiesta di sospensiva, e a tempi un po' più lunghi del TAR, si parla di un anno e mezzo, due. Insomma, si potrebbe arrivare al paradosso, se le sospensive non fossero date, di avere l'inaugurazione del centro sportivo prima della sentenza sul ricorso di Italia Nostra. Cosa succederebbe poi se il ricorso venisse accolto? A questo devo dire nessuno è riuscito a darmi una risposta, perché forse la demolizione, forse la sanatoria, insomma, diciamo che sarebbe una cosa quasi paradossale a cui nessuno per ora sa rispondere, anche perché devo dire i funzionari tecnici del Comune di Bagnarripoli con cui ho parlato sono molto fiduciosi del proprio lavoro e del lavoro che hanno fatto
insieme ai tecnici della sovrintendenza e della regione, e quindi sono convinti che il TAR respingerà il ricorso d'Italia Nostra. Staremo a vedere. Io mi sono letto la legge paesaggistica della Toscana a cui fa riferimento Italia Nostra nel ricorso. È una legge fra le più restrittive d'Italia, prevede certo tutta una serie di vincoli, ma non esiste, come contrariamente a quello che sostiene Italia Nostra, il divieto assoluto di poter convertire un'area agricola in area dove si possono costruire servizi, non c'è questo tipo di divieto. C'è il divieto assoluto di costruire se si costruisce residenza, ma il centro sportivo è una cosa diversa. Quindi credo che la battaglia legale si incentrerà tutta su quello che è l'elemento che permette a un comune di cambiare destinazione a un terreno agricolo, quello che ci sia un interesse pubblico. Il centro sportivo della Fiorentina, Viola Park, va incontro a un interesse pubblico, sì o no? La battaglia legale sarà su questo, su chi riuscirà a far prevalere le proprie tesi e deciderà le sorti di questo ricorso. Grazie, tra l'altro volevo farti anche complimenti per l'intervento che io definirei quasi storico, con la rappresentante d'Italia Nostra al Pentasport. Sei stato veramente mitico per me. Grazie. D'altronde le opinioni sono tutte rispettabili, ma le opinioni sostenute dall'incompetenza no. Cioè, se uno vuole contestare Viola Park ha tutto il diritto, però deve sapere di cosa sta parlando. Lì, in quel caso, la signora con cui ho avuto questo confronto non sapeva assolutamente niente, probabilmente non aveva letto che qualche titolo su Viola Park, perché ha parlato di 2500 posti, parcheggi, forse si è sbagliata con i posti della tribuna dello stadio, dello stadietto, perché non c'è parcheggi da 2500 posti, insomma aveva tutta una serie, ha detto che la sovrintendenza era contraria, ma la sovrintendenza non è mai stata contraria a Viola Park, è stata contraria al primo progetto e ha chiesto delle modifiche, tant'è che sono state fatte e poi il progetto è stato approvato, ma di principio contraria a Viola Park non lo è mai stata. Lo dico perché ho parlato personalmente col funzionario della sovrintendenza che si occupava di Vagna Ripoli, quindi parlavo con una persona che non sapeva niente della questione. Ecco, allora se non si sa niente si sta zitti. Perfetto Francesco, allora noi ti salutiamo e ti ringraziamo per tutto il tempo che ci hai concesso. Grazie a voi, è sempre un piacere, quando volete io ci sono. E buon proseguimento di trasmissione. Grazie, a presto. Allora ci fermiamo per qualche secondo e poi ritorniamo. Allora, eccoci di nuovo in diretta, abbiamo con noi il secondo ospite di serata che è il giornalista Fabrizio Borghini di Toscana TV. Buonasera Fabrizio. Ciao, buonasera a tutti, ben trovati. Grazie. Allora Fabrizio, l'ultima voce che gira intorno alla Fiorentina è quella di un possibile coinvolgimento nel nuovo progetto tecnico di Marcello Lippi. Ha parlato pochi minuti fa anche il suo ex collaboratore Maddaloni e ha detto che sarebbe affascinato di far parte di un progetto come quello della Fiorentina e che Gattuso sarebbe uno di quegli uomini che insomma metterebbe sul tavolo del proprietario come futuro allenatore della Fiorentina. Ti stuzzica quest'idea o il suo passato juventino invece? No, guarda, a non... passato juventino per un professionista conta il giusto. Io mi ricordo una sera, Filippo se la ricorderà anche lui, che Lippi diversi anni fa fu offeso dal primo all'ultimo minuto. Poi venne in sala stampa e disse: pensare che la mia mamma era di Rifredi e io vengo sempre. Firenze è la mia seconda città perché appunto la mamma andando al mare a Viareggio aveva conosciuto il suo babbo, ma insomma era fiorentina, credo sia sepolta ancora al cimitero di Rifredi oppure a Viareggio, però mi ricordo che lui era amareggiato soprattutto per questo, perché diceva: da una città come Firenze, che io ho sempre amato, avere 90 minuti di fischi e d'offese mi ha ferito più che in un altro stadio.
Quindi, insomma, anche quando venne Trapattone era stata alla Juventus, però ci ha portato a sfiorare uno scudetto e gli si è voluto tutti bene, perché a Firenze è stato un grandissimo professionista e da grande allenatore di polso, lo paragonerei in questo a Conte, ha preteso anche dei giocatori nella limitatezza delle disponibilità di allora della Fiorentina, ma per ogni ruolo ha preteso dei giocatori che gli dessero grandi garanzie per strutturare una squadra come avrebbe voluto lui. Ora, se Lippi dice che Gattuso per lui sarebbe un partner che lui stima e che lui quindi vorrebbe, io penso che sono due caratteri forti, ma credo siano anche due uomini intelligenti che troverebbero il modo di trovarsi in sintonia, soprattutto sugli acquisti. Pradè, secondo me, anche se arrivasse Lippi, dovrà rimanere, anche se ha sbagliato tutto dal primo all'ultimo acquisto, proprio tutto. Però se voi andate su internet, trovate, non mi ricordo a che Fiorentina punto qualcosa, ci sono più di 50 giocatori della Fiorentina in prestito. Ora, quelli che noi conosciamo, della Saponara, così, poi ci sono quelli della Serie B, della Serie C, che tutti messi insieme formano un tesoretto, un tesorone, perché 60, 50, 60 giocatori, anche una media di 1,5 milioni, 2 milioni l'uno, e sono una cifra notevole. Questi prestiti li ha fatti tutti Pradè, sono tutte trattative, tutti pur parler, tutte promesse, magari hanno detto ti do questo giocatore, poi se gioca bene me lo compri a fine campionato. Se ci va a rimettere le mani un altro, probabilmente si rischia anche questo possibile, probabile tesoretto futuro di vederlo svanire, perché magari si inserisce uno in una trattativa con un altro direttore sportivo col quale non c'è feeling, non c'è storia, non ci sono state partite, io ho bisogno di un punto, te hai bisogno di un punto. Ecco, queste cose qui contano poi alla fine quando si va a mettersi a un tavolino fra due direttori sportivi. Quindi penso che Pradè rimarrà sicuramente, anche solo per monetizzare tutto questo, questa diaspora di giocatori viola sparsi un po' in tutta Italia. E poi io ora tutti danno la croce addosso a Pradè, però quando è stato scelto Juric, Pradè è tecnicamente la decisione l'ha presa con Dainelli e con Antognoni. Non credo che quando lui sia andato a comprare giocatori abbia preso il telefono, abbia chiamato il Napoli e gli abbia detto voglio Malquito oppure voglio Callejon, voglio, senza aver interpellato l'allenatore, Antognoni, Dainelli, Gio Barone, e aver telefonato anche al commisso e dire Presidente, noi prenderemo questo perché l'allenatore, perché il ruolo lo ritiene giusto. Poi che siano andate tutte a buca, per esempio Duncan, io penso l'abbia voluto Iachini perché l'aveva avuto a Sassuolo, e Duncan è inspiegabile perché con un centrocampo fragile come ha avuto la Fiorentina senza incontristi, che Duncan non abbia potuto giocare mi pare la partita col Torino, poi dopo quella non si sa, probabilmente avrà avuto dei problemi, delle frizioni nello spogliatoio, perché è un mistero, e questo giocatore che ci avrebbe fatto molto molto comodo sia stato comprato per nulla. Callejon, se si decide di giocare con due punte, non c'era nessun motivo per prenderlo, nessunissimo motivo. Ora sembra che un attimo Fabrizio, perché Maurizio Danelli che ci sta seguendo ci scrive: ragazzi, ma secondo voi Pradè verrà riconfermato? Perché se è così sarà difficile a mio avviso fare il salto di qualità. Maurizio, purtroppo Pradè probabilmente verrà confermato e sarà difficile anche per noi il famoso salto di qualità. Tu Fabrizio, come giudichi la domanda del nostro ascoltatore? C'è la possibilità di fare il salto di qualità anche con... Secondo me con Lippi e Gattuso, se gli dicono io per questo ruolo voglio questo, gli danno tre nomi, magari lui se è bravo bravo riesce a centrare il primo, se è meno bravo il secondo e se no il terzo. Se non glieli porta, non credo che Gattuso e Lippi, se gli fanno
tre nomi per un ruolo, tre per un altro, tre per un altro, e non gliene porta uno, che loro rimarranno. Lippi, tra l'altro, credo sia molto ricco come persona, quindi non è che venga qui per rincorrere altri soldi da guadagnati. Credo a questo punto, da toscano, da metà, per metà fiorentino, se viene, viene per fare un'impresa e scrivere una pagina nuova della storia della Fiorentina. Non credo venga qui per vivacchiare. Perfetto. E Filippo, volevo fare iniziare a te con le domande al tuo amico Fabrizio Borghini. Filippo non ci sente. Allora facciamo il giro naturale, diamo la parola a Luca. Sì, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, io voglio ritornare un attimino su Pradea. Allora, può darsi che uno dei motivi per cui ci sia la volontà di confermare Pradea sia legato anche al fatto che, diciamo, c'è un po' la volontà di Commisso di continuare un po' a decidere anche sotto l'aspetto tecnico. Quindi questa è la prima domanda, perché diciamo effettivamente ha fatto un po' da parafulmine Pradea, anche perché ha fatto tantissimi errori, però l'errore più importante appunto è stato fatto forse da Commisso, perché non voglio immaginare, magari perché poi nel calcio la controprova non l'abbiamo mai, no? Però se ci fosse stato Juric con una squadra che non è, diciamo, come valori, come rosa, paragonabile al Verona, molto probabilmente credo che qualche punto in più magari l'avremmo anche fatto. Quindi io credo che la riconferma di Pradè sia legata anche a questa volontà di Commisso, non so quello che ne pensa. Poi un'altra domanda veloce veloce: quali sono i giocatori che riconfermerebbe per l'anno prossimo? Parto da questa, dall'ultima domanda. E riconfermare, per esempio, Milenkovic, ha delle potenzialità enormi, personalità zero. Lo vede quando ha il pallone, lui o lo dà a Pezzella o lo dà a un giocatore a un metro, non rischia mai nulla, non fa mai un affondo. Ora sì, poi qualche rete, ha un fisico importante di testa, è riuscita a farla, però non è un terzino devastante, un laterale devastante. Quindi se ci danno tanti soldi, io Milenkovic lo darei via anche abbastanza volentieri, perché insomma ormai più di così a Firenze non credo che farà, e secondo me non ha grandissima personalità. Ora, al di là del gol di Udine, che quello è un infortunio che poteva capitare a tutti, ma mi sembra che più di così in una squadra come la Fiorentina, forse se la Fiorentina cambia 10 giocatori su 11, lui passerà da giocatore da 6.5-7 a 7.5. Però se la squadra rimane, io confermerei il portiere, perché al di là di qualche sbavatura, ma non ci sono portieri, insomma anche Handanovic ha parato benissimo quest'anno, qualche cappella l'ha fatta. E poi Castrovilli lo tieni se gli costruisci una squadra per lui. Secondo me Castrovilli quest'anno ha reso pochissimo rispetto alle aspettative, a quanto aveva fatto vedere prima, perché con Bonaventura non può coesistere. Sono due giocatori che hanno le stesse caratteristiche, e invece secondo me accanto all'uno o all'altro gli ci voleva uno come Duncan, uno che correva anche per loro e che tornava indietro anche per loro. Quindi io, Fabrizio, scusa se ti interrompo, sì. Nei giocatori che confermeresti c'è Vlahovic, e se sì è la risposta, si può offrire oggi, Commisso può offrire oggi a Vlahovic un progetto tecnico serio che lo convinca a rimanere, al di là del lato economico? Si parla di un'offerta a 2 milioni di euro all'anno. Vedi, 2 milioni, se Commisso è vero è passato da 400esimo a 360esimo nel mondo, problemi di soldi non ne dovrebbe avere. Però non gli puoi dire a Vlahovic rimani qui perché ti do più soldi e ti prolungo il contratto. Gli devi dire chi vuoi te. Allora, intanto ci vuole un'altra punta, che non può essere Ribéry, perché Ribéry secondo me è stato un po' croce e delizia di questa squadra, perché delle partite ce l'ha fatte vincere e delle partite sinceramente non che ce l'ha fatte perdere, ma non è stato nemmeno un fluente per evitare le sconfitte. Quindi, e poi è un modo di giocare molto anomalo,
che si inquadra poco bene in una squadra, o gliela costruisci intorno, ma non può costruire una squadra intorno a un uomo che è più vicino a 40 anni che a 30. Quindi secondo me Vlahovic è un taglio che va fatto anche per quello che costa. E a Vlahovic li devi trovare una seconda punta, un gemello, come ci hanno tutte le squadre, si è visto l'altra sera l'Inter, ma poi se si va indietro Pulisic e Graziani, gli scudetti si vincono con le grandi coppie, Van Basten, Rijkaard, uno segna 21, 22, 23 gol, quell'altro segna 15, 16 e con 40 gol se non si arriva primi si arriva secondi. Quindi gli devi dire chi vuoi accanto come spalla che non ti faccia ombra, come a Batistuta gli è stato detto, benissimo, chi vuoi? Baiano, vabbè, Baiano è il tuo partner ideale perché ti fa rosse, perché ti risucchia l'uomo dall'aria, e va a parlare con un giocatore sul quale vuoi costruire un futuro come è stato fatto con Batistuta, ti devi mettere a un tavolino e parlarci anche di un progetto tecnico. Perfetto, allora diamo la parola a Filippo, vi chiedo di essere più telegrafici sia nelle domande che nelle risposte, sì, perché alle 21.40 dobbiamo chiudere tassativamente, quindi Filippo, la tua domanda al nostro amico Fabrizio. Grazie Giancarlo, allora, ciao intanto Fabrizio, ciao, buonasera. Ciao Filippo. Mi fa molto piacere di ritrovarti. Diciamo. Anche a me. E, ecco, Fabrizio, io ti volevo chiedere questo. Allora, considerando che Commisso diceva di sapere tutto del calcio, no? Non ci sono problemi perché lui aveva l'esperienza del Cosmos e forse ha un pochino sottovalutato, ecco, la differenza tra il Cosmos e la Serie A italiana. Qualcuno dice giustamente che il Cosmos, con tutto il bene che si può volere all'Antella e al Grassina, il rispetto per queste due società può essere a livello appunto di un'Antella o di un Grassina. Ecco, quindi volevo chiederti, secondo te non è stato un fatto un pochino un peccato di presunzione, di superficialità da parte dello stesso Commisso, e quanto, diciamo, sarebbe utile invece la Fiorentina, almeno fino ad ora, poi a quanto pare ora sembra possa venire Lippi, però almeno fino ad ora, ragionando fino a oggi 9 aprile del 2021, quanto poteva essere utile alla Fiorentina un profilo, una figura dello spessore e della conoscenza del calcio come Italo Allodi, che tanto portò, diciamo, alla Fiorentina? Sai, personaggi come Allodi o come Moggi sono personaggi che prendono in mano la squadra quando il presidente c'ha altro da fare, come Galliani, il presidente c'ha altro da fare, sono competenti di calcio, sono bravi, hanno la fiducia totale nel bene o nel male dei presidenti e quindi ti costruiscono le squadre, e le grandi squadre l'hanno fatti i grandi direttori sportivi, salvo rare eccezioni, ma insomma se c'è un grande direttore sportivo un presidente può costruire una grande squadra. Pradè non è un grande direttore sportivo da questo punto, però una guida tecnica affidata a Lippi condizionerebbe pesantemente anche il lavoro di Pradè e lo costringerebbe a volare più alto di quello che non abbia volato fino ad oggi. E poi quella dei presidenti che vogliono fare le formazioni è sempre esistito. Ti ricordi quando arrivò Cecchigori, disse: io ho giocato nella primavera della Lazio, poi l'abbiamo visto palleggiare su YouTube, c'è ancora un video che lo riprende prima di una partita mentre palleggiava, forse nemmeno uno che non ha mai giocato e va nel Pratone delle Cascine la domenica pomeriggio palleggia in quel modo. Certo. Però quando buttò fuori Radice, te lo ricorderai, fu perché lui voleva mettere bocca nella formazione, come credo sia successo a tantissimi presidenti non intelligenti, secondo me, perché il presidente intelligente sceglie un grande direttore sportivo, un grande allenatore, e poi gli dice sì, io credo Moratti babbo, ma anche forse Moratti figlio non abbiano mai imposto. Sì, c'avevano il pupillo Corso per il Angelo Moratti, un giocatore per il quale stravedevano, ma non credo abbiano mai preteso di fare la formazione, arrivare col foglietto. L'unico che lo faceva era Anconetani, e infatti se non giocavano quelli iscritti nel foglietto, è successo anche a Sergio Carpanesi, ha preso e l'ha buttati fuori subito dopo una vittoria o un pareggio.
Quindi si è commesso all'umiltà di capire se lui ha giocato in una squadra universitaria non è come giocare nel campionato italiano. Gli errori che ha fatto insieme ad altri probabilmente non li rifarà. Perfetto, grazie Fabrizio. Duccio, la tua domanda al nostro ospite. Buonasera Fabrizio. Buonasera. Senti, allora, siamo alle porte coi sassi, come si dice a Firenze, per quanto riguarda il tecnico, cioè l'allenatore futuro, perché finora Montella con Misto se l'è trovato. Prandelli e Chini non sono stati difficili da convincere per venire a Firenze. A questo punto però ci vuole il tecnico nuovo. Allora mi chiedo e ti chiedo, con Misto, oltre all'aspetto economico, che cosa deve portare al nuovo tecnico per convincerlo a venire a Firenze? E ipotizziamo, se tu fossi questo tecnico, verresti a Firenze tranquillo dopo quello che è successo in questi due anni, oppure avresti qualche dubbio, qualche remora? Allora, intanto premetto che secondo me io farei piazza pulita, ma non per il discorso che sono 20 lavativi, perché è impossibile statisticamente che in una squadra ci siano 20 lavativi. La squadra va alla deriva e quando va alla deriva, se non ci sono degli uomini di sostanza, quelli che prendono in mano la squadra e fanno gli allenatori in campo, la squadra, come è successo alla Fiorentina, si sfalda. E quindi anche quella dire se si va in Serie B rimangono tutti. E Filippo se lo ricorda, siamo andati a vedere Effenberg con la Lucchese, cioè, che punizione è stato? Effenberg ha fatto il lavativo quando era in Serie A, è retrocesso una squadra che poteva lottare per lo scudetto, e in Serie B si è vinto la Serie B, ma che si sarebbe vinta anche con altri giocatori, perché la Fiorentina era talmente superiore a tutte le altre squadre. Quindi questa punizione sarebbe solo un boomerang, perché i giocatori scendendo di categoria intanto perdono di valore e la valutazione complessiva della rosa avrebbe un decremento che poi si ripercuoterebbe sugli acquisti futuri della Fiorentina. Quindi se io vendo Castrovilli ora prendo 30, 40, non lo so quanto si prenderà. Se si va in Serie B e vendo Castrovilli l'anno prossimo, dopo che mi ha vinto una Serie B che la vincerebbero tutti, varrà 15-20 mila euro, perché viene da un campionato di Serie B, probabilmente perderebbe anche il posto in nazionale, quindi sarebbe assurdo dire punisco tutti, si va tutti insieme in Serie B. Sì, porti 20 persone, 20 giocatori scontenti in Serie B, ti vincono la Serie B, perché con una squadra così ovviamente la Serie B la vince a occhi chiusi, però che ci ha guadagnato? Nulla, perché i giocatori ci staranno sempre più malvolentieri, perché ovviamente andare in Serie B non fa piacere a nessuno, non ci sono riflettori, non ci sono i grandi titoli sui giornali, e quindi secondo me se si dovesse retrocedere conviene ricostruire la squadra come si fece quando si vinse la C2 per affrontare la Serie B. Se vi ricordate, si mandarono via tutti e si comprò tutti i giocatori di categoria per poter vincere la Serie B. Perfetto, intanto salutiamo Giacomo Campione che sta seguendo la nostra trasmissione. Ora l'ultima domanda da parte di Lorenzo, però Lorenzo, prima della domanda volevo io chiedere una cosa a te. Nelle ultime ore si sta facendo sempre più intenso il nome di Gattuso come nuovo tecnico della Fiorentina e sarebbe una scelta ancora di Commisso, con Prate che invece spingerebbe verso altri nomi. Ti risulta? Ma francamente quella è la volontà di Commisso, non lo so. Se ne parla tanto, diciamo in questi giorni, che Commisso gradirebbe particolarmente Gattuso, se ne era già parlato anche in passato, quando la Fiorentina cambiò allenatore e poi prese Iachini dopo aver cambiato Montella nel dicembre dell'anno precedente. Poi Gattuso aveva già una parola con Napoli e decise di andare a Napoli, ecco. È sicuramente un profilo gradito al presidente, però Prade informalmente ha fatto capire che è l'ultimo allenatore che lui prenderebbe, quindi se Commisso decide di tenere Prade, diciamo andargli conto un'altra volta mi sembra quantomeno inopportuno, ecco, perché si andrebbe a ricreare una situazione che quest'anno non ha pagato per niente, ovvero un allenatore che non è in sinergia col direttore sportivo. Per me sarebbe una cosa grave. Cioè, se dai fiducia a un direttore sportivo, devi anche metterlo
in condizioni di lavorare al meglio, di fare la sua squadra e di scegliere il suo allenatore. Così sarebbe un'altra volta cadere nello stesso errore. Ed ecco, io se dovessi vedere Gattuso sulla panchina della Fiorentina il prossimo anno, sinceramente comincerei a contestare molto questa proprietà. Ma non perché Gattuso non vada bene, Gattuso penso sia un buon allenatore, non mi fa impazzire per l'impianto di gioco, ma penso sia un buon allenatore. Però Commisso si presentò con molta umiltà dicendo che veniva per imparare, ma mi sembra che se prende di nuovo la decisione di scegliere lui l'allenatore non abbia imparato nulla. Perfetto, Lorenzo, la tua domanda al nostro ospite Fabrizio. Sì, buonasera. Ciao. Un problema di questa Fiorentina di quest'anno è stata un po' la mancanza di gioco che si è avuta sia con Iachini, ma per larghi tratti anche con Prandelli. È magari anche dovuto al fatto che la Fiorentina ha un centrocampo un po' atipico e non ha nessun regista. Ci vorrebbe un regista in questa squadra, no? Senti, secondo me la Fiorentina è ancora vittima di Montella, perché continua a giochicchiare, soprattutto a centrocampo, sempre per linee orizzontali, sempre la palla sempre molto lenta, sempre tanti tocchi. E secondo me Iachini non ha avuto la personalità di cambiare il gioco di Montella. E secondo me poi anche Prandelli alla fine si è arreso perché ha capito che non riusciva a influire, al di là degli exploit di Benevento, di Torino, che sono, poi si sono rivelate delle eccezioni e hanno confermato la regola, perché dopo un 3-0 a Torino la Juventus, noi si pensava tutti che il campionato sarebbe stato in discesa e poi invece il tran tran è rimasto sempre lo stesso. Quindi io credo che questo tipo di mentalità di gioco imposto da Montella sia rimasto ancora nella testa di diversi giocatori e quindi ora parlare di un regista non risolverebbe nulla in questo impianto di gioco. Secondo me questa squadra va rifondata affidandosi ciecamente a un direttore sportivo o un direttore tecnico e un allenatore che siano in sintonia sul progetto con l'avallo del presidente e del direttore sportivo, che a quel punto può rimanere anche fra te, non cambia niente se le decisioni le prende uno come Lippi in accordo con Gattuso. Pradè, se c'è c'è, se non c'è è ininfluente. Se poi Pradè ha già detto e lui Gattuso non lo gradirebbe, a questo punto dovrebbe andare via Pradè. Se Commisso prendesse di sua iniziativa, ma vedo l'anno scorso prese, confermò Iachini contro il volere di Fradè, di Dainelli e d'Antognoni, però sono rimasti lì tutti e tre. Ecco, un personaggio forte del calcio, se il presidente gli dice no, scelgo io, te non conti nulla, se ha un po' di dignità, il giorno dopo va via. Esatto, Fabrizio, anche noi la pensiamo esattamente come te. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa con Fabrizio? Possiamo salutarlo? No, Paolo? solo una cosa al volo, Vai, Gianluca. Riccardo. Allora, Fabrizio, volevo sapere da te, ecco, il fatto però che Commisso sia lontano, cioè un suo alter ego alla Fiorentina ci vuole per forza, cioè Certo. o Commisso si trasferisce a Firenze e fa il presidente in loco, come si dice, oppure ci vuole veramente un suo alter ego, e non può essere giovanone perché non ha l'esperienza di Certo. essere un alter ego in un club di serie. Ecco, quindi bisogna sapere quanto pesa praticamente in poche parole l'assenza sul campo, questo dire, di Commisso. Sì, però ci vuole un grande personaggio. Prima si è parlato dall'Odi. Io non credo che l'avvocato Agnelli sia mandato a parlare ai giocatori. No, ha detto a Boniperti: voglio Platini, prendimi Platini, e andate gliel'ha comprato. Poi fammi la squadra per Platini. E Boniperti gli ha fatto la squadra per Platini, cioè se c'hai un Boniperti, devi trovare un grande personaggio di carisma, come hanno avuto le grandi squadre, e poi affidarti a lui nel bene, magari è la prima volta, non è che all'Odi all'Inter ha vinto lo scudetto appena arrivato, però
però poi quando ha cominciato a lavorare, a costruire tassello dopo tassello la squadra, poi ha vinto per 5 anni di seguito. Certo. Perfetto, perfetto. Grazie, allora, bene, Fabrizio, grazie a voi. Ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso, grazie veramente. Grazie, ciao, sì, ciao, ciao, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Allora, salutiamo anche Giacomo Campione che ci augura buona serata, augurio che gli rimandiamo e ci fermiamo per pochi secondi. Eccoci tornati per il momento che io reputo migliore, più bello della puntata, anche se molti non la penseranno come me, cioè il momento del pronostico. Fiorentina-Atalanta, considerando che il Cagliari va in casa dell'Inter, potrebbe essere una possibilità enorme di mettere altri punti in cascina di differenza con la terz'ultima in classifica, nonostante un avversario temibilissimo come appunto quello dell'Atalanta. Quindi vi chiedo, Fiorentina-Atalanta come finirà? Partiamo da Luca. Allora, Giancarlo, senti, allora giochiamo con una squadra, come sappiamo, organizzatissima. Noi non lo siamo altrettanto, una squadra in forma, quindi credo che la partita sarà molto difficile, naturalmente. Siccome sbaglio spesso il risultato, penso che perdiamo 2-1. Perfetto. Duccio, il tuo pronostico? Col Genoa abbiamo indovinato l'1-1, mi sembra il 2-3, non mi ricordo. Comunque abbiamo indovinato il risultato in parecchi. Ma non lo so, la partita è difficile, anche perché se loro la mettono sul ritmo, noi come ritmo siamo un po' deficitari. Io ti dico 2-2, vediamo, speriamo. Filippo. Giancarlo, comunque, io l'altra volta ero uno di quelli appunto che ha indovinato l'1-1 del Genoa. Spero di indovinare anche questa volta, perché dico il massimo che possiamo fare, ed è 2-2. Perfetto. Lorenzo, a te l'ultimo pronostico, quello decisivo. Spero non sia quello decisivo, perché io ci vedo veramente molto male. L'Atalanta è in formissima, arriva sempre in forma verso il mese d'aprile, perché ha una preparazione fisica straordinaria. Quindi io sto pensando addirittura a uno 0-3. Speriamo di no. Speriamo di no, ma cattivo. Però speriamo veramente. Però ragazzi, vi do anche una buona notizia. Realistico. Però vi do anche una buona notizia. Come diceva giustamente la scorsa settimana Paolo Ricci, non indovina mai un pronostico, sicché. Perfetto. Allora, col Parma indovinato 0-0. Siamo ai saluti, perché sennò ci sfumano da Telefutura, quindi saluto Luca Battistoni, grazie di essere stato con noi. Sì, grazie a te Giancarlo e grazie a tutti i componenti dello staff e a tutti i web ascoltatori. Grazie Duccio Magnelli di essere stato con noi, una buona serata. Un saluto complessivo a tutti, ma veramente a tutti. Ciao Filippo, grazie di essere stato con noi. Grazie a te Giancarlo, grazie a Luigi, alla squadra, agli ospiti e a tutti coloro che ci hanno seguito finora. E un saluto ai redattori di Labbro Viola, Lorenzo Bigliotti. Grazie Lorenzo. Grazie a te Giancarlo, un saluto a tutti. Vorrei ringraziare Luigi per avermi consentito di mandare la puntata anche su YouTube. Saluto la squadra e tutti gli ascoltatori. Allora, ci vediamo venerdì prossimo, perché ricordate, filo diretto con la Fiorentina, il vostro appuntamento settimanale con la Viola. Buona serata a tutti.